prima MG è entrata in garage è stata un E55, ma era una berlina cattivissima, molto assettata, molto veloce. Enrico Letti è nato a Barsiglia nel 1952, ormai sono 70 anni. Mi sono spostato a Monaco praticamente all'età di 8 anni, essendo figlio di ufficiale di marina, volevano fare di me un ufficiale di marina, ma dopo un anno ho pensato che era meglio fare altro. Mi sono lanciato nel ramo immobiliare e sono rimasto a Monaco soprattutto grazie a mia moglie. Il mio stile di vita mi piace soprattutto cercare di avere intorno a me sempre delle belle cose. Non compro le cose perché hanno un marchio, perché hanno una firma. Compro le cose che mi piacciono. La passione dei motori nasce da quando ero studente, che ero proprio un fanatico delle gare automobilistiche. Seguivo le avventure dei piloti italiani, da Patrese, Alboreto, eccetera. E poi ho avuto anche la fortuna, col mio lavoro, di poterli conoscere. Sono tutti amici questi. Per esempio c'è un casco di Alessandro Zanardi, c'è dei caschi di Alboreto, c'è dei caschi di Tarquini. MG aggiunge alla Mercedes, che è già di per sé una macchina tecnicamente molto avanzata, quella sicurezza e quella potenza che mi fa stare più tranquillo. Ho la passione delle macchine in generale, ma MG è una passione particolare. In questo momento ho la fortuna di possederne 5, alcune comodissime e alcune sportivissime. Il GLS 63 MG, anche se sembra un carro armato, sta in strada in un modo stupendo. Ho anche un ML 63 dal quale non mi voglio separare. E poi ho due AMG GTC, il Cabrio e la Black Series. Questa macchina qui ha un'ottima tenuta di strada, è molto agile, molto piacevole, è una macchina che mi permette di fare tutto quello che voglio in grande semplicità. Ho avuto altre macchine che potevano darmi le stesse soddisfazioni, però devo dire che non mi ispirano la classe che mi ispira la Mercedes. La scelta di una vettura si basa prima di tutto sul suo utilizzo. Su queste strade qui adoro guidare il GTC. Monaco mi permette di adoperare la mia barca, che adoro perché mi dà un senso di libertà, di leggerezza. La barca è un po' come un cabriolet. Sempre tutto aperto ed è quello che mi piace molto. E mia moglie dal primo giorno ha saputo che amava i motori anche lei. E sono io che le propongo le vetture e lei mi dice sì. Qualche volta è capitato che dicesse di no, con gran stupore dei concessionari. Macchine performanti ce ne sono tante, ma macchine che riescono a mettere assieme la performance, l'eleganza, il comfort è molto difficile. E la MG permette di riunire tutto questo. La cosa più importante per me è mia moglie. Non dico niente. Un complimento così non posso rispondere. Se non un sogno. No, sono appagato, così come sto.